cosa cambia dalla genetica all'epigenetica? Cioè cosa cambia dall'idea vecchia, sempre più superata perché riconosciuta parziale, che nel nostro DNA c'è il programma di costruzione del nostro organismo, alla nuova modalità di considerare il DNA come un programma genetico potenziale che ci viene passato dai nostri genitori e che sulla base delle informazioni che diamo a quel bambino, che diamo a quel feto che si sta costruendo, la sua programmazione cambia completamente. Capite che cambia tutto? Perché tutto dipende da quello che avviene nella primissima fase della vita e dipende da noi. Cioè il fatto che quel bambino avrà malattie magari a 30 anni, magari a 60 anni, dipende dal fatto che noi riusciamo a tutelarlo e a ridurre l'esposizione della prima fase della vita. Leggiamolo in positivo, non solo in negativo questo. Cioè quello che è successo negli ultimi 30 anni è che abbiamo sottovalutato enormemente le informazioni pericolose. Quello che può succedere nei prossimi 30 è che noi possiamo ridurre l'esposizione materno-fetale e infantile in maniera significativa difendendo i bambini e le generazioni future. Possiamo. Ovviamente dobbiamo capire come. Allora, sul piano molecolare, che cos'è veramente l'epigenetica? In poche slide cerco di farvela capire. Quello è il cromosoma, no? Noi abbiamo nelle nostre cellule i cromosomi che portano l'eredità da una generazione all'altra. Sono 2 metri di DNA, 2 metri, in 5 micron. Questo è un miracolo. Ma il miracolo vero non è soltanto che 2 metri di questa molecola immensa stanno là dentro perché sono iperavvolti in questo modo, ma la cosa miracolosa è che il DNA, per essere aperto, espresso e utilizzato, si deve aprire ogni millisecondo in modo corretto a seconda delle esigenze della cellula. E la cosa più interessante è che il DNA funziona così a seconda delle informazioni che gli diamo. Questo è il punto centrale da cui è nata l'epigenetica. Non so se riesco a farvelo capire. Il DNA è solo una molecola, ma nel 1997 questo grande biologo molecolare Richard Stroman ci dice: guardate che abbiamo sbagliato, e lo dice su Nature Biotechnology, ancora una volta ve lo sottolineo, cioè lo dice sul più importante giornale di biologia molecolare del mondo. Dice: abbiamo sbagliato perché noi pensavamo che l'informazione andava dal DNA all'RNA alle proteine, but never backwards, non poteva tornare indietro. Non è vero, è esattamente il contrario. L'informazione non funziona così. Il genoma, in realtà il DNA, è un ecosistema di geni. Genes need to be told to switch off and on. I geni hanno bisogno che l'informazione venga dall'esterno per dirgli quanto, quando, come devono funzionare. L'informazione viene dall'ambiente. Capite che cambia il mondo? Quando abbiamo letto la prima volta, io personalmente ricordo la prima volta questi articoli, all'inizio diciamo, ma di cosa stiamo parlando? Cioè l'ambiente. Quindi dipende da noi, dalle informazioni che gli diamo. Se noi cambiamo l'ambiente continuamente, che cosa succede al genoma che per milioni di anni ha funzionato in un certo modo? E rischiamo di farlo, capite? Cioè è rivoluzionario questo. Il DNA è solo la banca dati, ma la banca dati funziona in maniera diversa a seconda di quell'informazione che noi gli diamo. Il DNA è iperavvolto attorno a quei dischetti che si chiamano istoni e che noi pensavamo che fossero proteine, diciamo scheletro del DNA. Non è vero. In realtà quello che noi stiamo capendo, e questa si chiama epigenetica, è che l'informazione che viene dall'esterno, environmental signals, va su quella intrinseca al DNA e la muta, e la trasforma, e la costringe a lavorare in maniera diversa. E se noi cambiamo l'ambiente continuamente, il DNA, cioè letteralmente, lo costringiamo, lo forziamo a lavorare in maniera diversa. E quello dagli e dagli ogni giorno, ogni 2 giorni. Che cosa succede quando tutte queste informazioni vanno su questo sistema complesso e lo costringono a cambiare? Che le piccole quantità, per esempio l'arsenico che è contenuto in alcune acque o nell'aria di Città del Messico, che è piena di questi metalli, vanno sul genoma e le piccole quantità di ogni giorno spostano i piccoli equilibri del genoma che lavora sempre peggio. Questo è uno studio tutto italiano che dimostra che nell'area di Milano 2009, ci sono esattamente le sostanze che disturbano il genoma e lo fanno lavorare in maniera assolutamente diversa come aveva previsto Stroman. Allora, e su questa base ormai di grandi dubbi non ne abbiamo, se tutto questo avviene nelle nostre cellule, di noi adulti che siamo comunque abbastanza sani e abbiamo i nostri sistemi di difesa che più o meno funzionano, ma che cosa avviene lì? Quando si sta programmando quel bambino, questo diventa il punto, dove c'è la massima plasticità di questo sistema. È sempre più chiaro che
che tutta una serie di, vedete, farmaci, pesticidi, inquinanti vari, metalli pesanti e particolato ultrafine, in ultima analisi interferiscono proprio sul software del DNA e sono la vera causa di tutta una serie di patologie che si manifestano 20 o 30 anni dopo. Lo schema generale è questo: l'esposizione della mamma in gravidanza significa anche, vedete quel pallino giallo dentro il bambino? Significa anche, questa è una review che abbiamo pubblicato nel 2014, vedete dove viene colpito il bambino, e anche, sono anche i gameti, quindi di fatto gli effetti dell'esposizione materna si vedono nel bambino, si manifestano nell'adulto, ma si trasmettono nelle generazioni future. E questo è un punto fondamentale, fondamentale, perché significa che se noi riusciamo a ridurre l'esposizione della madre e del feto, noi riduciamo le patologie per due o tre generazioni. Capite un po' la valenza e la potenza di questo discorso, se verrà accettato, se riusciremo anche col vostro aiuto a farlo accettare. Ed ecco l'ultimo personaggio di cui volevo parlarvi, che comunque è importante. Questo è il più famoso spermatozoo della storia del cinema, ricordatevi di Hamlet, perché come vi dicevo prima anche lo spermatozoo fa la sua parte, perché quando si formano i gameti nella pancia della mamma si cambia le marcature epigenetiche del DNA dello spermatozoo, tanto più che nello spermatozoo non c'è solo DNA come pensavamo noi, ma c'è tutta una serie di RNA minori, si chiamano, che sono i modulatori dell'eredità genetica passa attraverso il padre. Su Time arriva la notizia che su un importante giornale di genetica, European Journal of Human Genetics, è venuta fuori la stranissima notizia che nell'anamnesi remota dei bambini obesi il dato più significativo è che i loro nonni fumavano durante l'adolescenza. Capito? Cioè, fumando durante l'adolescenza avevano marcato talmente l'epigenoma del loro sperma che i nipoti facevano patologie che apparentemente non c'entrano niente. Capite quanto è importante quel breve periodo? Se noi riusciamo a ridurre l'esposizione materno-fetale e l'esposizione in adolescenza anche dei maschietti, noi cambiamo la storia di tutte queste patologie che stanno aumentando. E il vero problema, e questa è l'ultima slide, è che, come diceva Max Planck, grande fisico teorico, premio Nobel, perché si affermi un nuovo paradigma in ambito scientifico, lui lo diceva in maniera molto cruda, devono morire tutti quelli che hanno fondato il proprio potere sul vecchio paradigma. È vero. No, speriamo che non sia vero.